Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati in questo nuovo episodio di Nazoom Eleven Galaxy. Oggi ultime due partite amichevoli per quanto riguarda la route di Silvia. Quindi una volta finita questa possiamo passare alla prossima. Il team di oggi sarà lo stesso della scorsa volta perché non ho avuto voglia sinceramente di mettermi un attimino a smanettare e dato che dovevo registrare il video e farlo uscire, ho detto sai che c'è. Facciamo che questa volta andiamo così e poi per la prossima volta qualcosina di più interessante e funzionale. La prima partita delle due di oggi è contro compagni di tiro. Mi sono un attimino bloccato su contro, ma ok. Siamo al castello di Re Artù, quindi un campo normale una volta ogni tanto ci sta. Squadra 1, ok. Formazione nebulosa, mi piace molto come formazione. Forse avanzano un po' troppo a volte due giocatori. Non i due centrali piuttosto che le due ale, ma ehi, ci può quasi stare. Sempre Zanark come allenatore, ovviamente ne proverò a usare un altro. Già, li ho provati alcuni, però comunque sia, non soddisfacevano le mie aspettative. La squadra posso controllarla solo dopo averla visionata. Hanno Wanderbot come allenatore e abbiamo Sagaminator. Saggy? Sagaminator perché ha gli occhiali che usava anche Terminator in Terminator, appunto. I'll be back. Oddio, tiro 398. Saggy qui mi sa che l'hanno potenziato di un bel po'. Ma sapete cosa? Saggy c'è fin dal primo in Azuma Eleven. E prenderlo nel primo in Azuma Eleven è un po' strano il meccanismo. Però si può fare. Mentre sul 2 è molto più semplice. Sul 3 te lo tirano in faccia proprio qui. Oh, aveva anche un nome questo quindi. Interessante come difensore, mi piace. Potrei provarlo. Poi è stile fiero. Zeb 89? Non male, non male. Tiber, ok. Danger, ah, Papa Danger, 4,52 in difesa, uela. Banzur, che non so chi sia. E Holmes, Detective Holmes. Sabi Netashari. Ragazzi, sono personaggi interessanti. Spot, ok. Corvus, Carson. Carino. Every rare card. Ah, questi sono i personaggi rari. Se non l'avessi capito prima, l'ho capito adesso. Bene la partita. Io intanto questi li porto avanti, ma poi dopo li farò sicuramente. Senti, cominciamo male. Cominciamo male, dicevo. No, mi sono un attimino bloccato perché pensavo di avere lo spirito guerriero così attivato senza motivo. Senza neanche aver potuto provare ad attivarlo. Cioè, cose impossibili dell'altro mondo proprio. Neanche con i cheat è possibile fare una cosa del genere, quindi alla fine dico boh. Dai ragazzi, su, dai che possiamo vincerla easy peasy, lemon squeezy questa partita. Trivella infuocata? No, perché non si sa perché. Il gioco ha detto no, fai schifo Andralink, quindi no. Dato che me lo seleziona in automatico, ok. Andiamo con Juleb. Questo è il cappellaio matto, con la torta in testa, non un cappello. Oh io, un cappello torta. Un tortappello! Ah, ma loro stanno lontani. Sfondamento? Ma per com'è possibile? Io mi chiedo sempre come cavolo facciano a superarmi in questa maniera. Ho lo spirito guerriero. Vorrà pur significare qualcosa. Avere lo spirito attivato e superare l'avversario senza troppa fatica. No, non Arculus, ma flagello nero. Non il se, se usano il portiere io vado di marchio del Berserker. Ok. Sì, ok, andiamo col marchio del Berserker. No, non ora. Magari dopo. Ma come ha fatto a prendere palla lì? Era servita su un piatto d'argento. Dalla distanza? Cavolo, tutte quante le mosse maxate. Ancora non ho tolto niente. Io devo riassegnarle tutte quante e non portarle tutte al massimo perché non serve a nulla portarle tutte al massimo. Parata eccellente, proprio tanto per il petto di Endo. Eccellente Bresto! Vediamo un po'. È quella, sì, che gonfia il petto. Che cavolo di tecnica stupida. Io non ho mai capito il problema con questa tecnica, raga. Perché l'hanno fatta così? Andiamo con l'armatura, no? Ce lo sprechiamo così lo spirito? Sì, a quanto pare. Urlo dell'Eden con armatura ci proviamo. Un bel tremillino lo facciamo, eh. Io, vabbè. Al diavolo?
È inutile che gioco. Che gioco fa? E sì, colpo critico! Serviva? Era necessario? Colpo critico? Sì, tanto non potevo fare nulla, anche prendevo palla lì. Però intanto Endo voglio farlo parare, quindi... ok, andiamo con Grandius, evitiamo, faccio una parata normalissima con Grandius. E va bene così. Dai, mano di Grandius è buona. Bolla vagante A, è quella che fanno anche sul pianeta d'acqua? Su... com'è che lo chiamano? In italiano? Nome inutile, tra l'altro. Va bene, il primo tempo sinceramente se ne è volato, non me ne sono neanche accorto. Devo essere sincero, me se ne è volato proprio così, con un attimo. E adesso, ah ok, c'è ancora un attimo il cooldown, ovviamente, di 10 secondi della vita di nessuno, perché non esiste questi 10 secondi che sono qui nel gioco. Oggi sono molto polemico, più del solito, sì. Oggi sono molto polemico. E via col marchio del Berserker, un pentagono. Pentagono, attenzione. Ovviamente non è andato a buon fine il... quello che volevo fare. Loro ovviamente vogliono tirare perché sono delle brave persone. Vai, mano di luce, yeah! E beh, direi... ragazzi, oggi proprio mi ci trovate proprio nero, eh. Nero, eh. Sì, sì. È inutili proprio, inutili. È inutile, niente. Questo ha finito lo spirito senza motivo. È andato in armatura, non, cioè non si è mosso, è rimasto lì. Non è che dici portiere, sai, no, corre come gli altri. No, sta fermo. Ah, mo non esci? Mo non esci? Che cavolo, mo non esce. Voglio solo vedere quanto fa. 1855. Vabbè, ah, gol, meno male. No, dico, tanto la para sicura, invece no, gol. Senza totem gli avversari fanno schifo. E vabbè. Io ho letto comunque sia i consigli che mi date, metti questo, metti quell'altro, ma... se meriti di dare uno spirito guerriero di attacco a un giocatore che deve fare gol, quindi col tiro, e non è che è proprio ideale. Io vorrei tirare col totem. Stordimento livello 1, uno schifo praticamente. Guarda, se me la para gli do anche ragione stavolta. Quanto facciamo? 1500. Me l'ha parata, vabbè. Non volevo neanche vedere l'animazione. Dico, tanto è parata quasi sicuro questa. Non sono soddisfatto per niente di aver vinto. Anzi, questa partita è stata piuttosto schifosa. Chiedo soddisfazione. Io ancora devo capacitarmi di quale sia la ragione per cui riescono sempre a rubarmi palla. Eroi di level 5. Ragazzi, lasciamo perdere qui... se tanto questa la perdo oramai. Victor e Axel che non c'entrano nulla. Mettiamoci pure loro, sì. Abbiamo Mark the Hammer, Marco Arata. Van Yamano, Axel, non c'entrano niente, loro due. È fissato con gli effetti speciali, Hiro. Ok. Arion, vabbè, al limite c'entra. Sì, ma qua proprio giusto... chi mettiamo? Ma così a caso... ah, ma sì, mettiamoci Emmy, l'assistente del professor Layton, che poi sarebbe Luke, ma ok. Però più un allievo. Difesa incredibile. Mark, vabbè, la parata. Tiro e cose, tiro e attacco, 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 tiro. Ma ragazzi, ma per favore. Ma per favore, cosa mi tocca vedere? Ok, abbiamo Bactor davanti, quindi dovremmo esserci, no? Allora, se c'è Endo, io dovrei riuscire comunque sia a fargli gol in una qualche maniera. Allora, palla va lì. Ok, inno di Atena, se riesco a superarla. Ok. Dai Atena, dammi la tua benedizione. Oppure fai apparire un tempio dal nulla. Vedi tu qual è la tua opzione migliore. Viverna, assolutamente. Contro il tipo montagna. Stai scherzando? Lui sicuramente anche eccolo. Grandius, cavoli. Grandius arriva a 3.500 come nulla fosse, quindi... cavoli, Layton corre come un dannato. Secondo me Layton pure qua si è fatto una striscia di roba bianca. 3.000, non ce la faccio. A meno che non mi dà vantaggio l'elemento che a lui lo abbassa. 2.699. Deve fare per perdere... ok, ha perso. Meno male. Meno male.
mi togli un po' lo scazzo, sinceramente. Oggi, ragazzi, proprio non c'ho voglia proprio di fare niente. È uno di quei giorni che vorrei solo sparire e non fare nulla, cioè non esistere proprio. È un po' che non mi succedeva. Diversi anni che non avevo voglia di scomparire proprio, in generale. Ci passerete tutti prima o poi. Prima o poi verrà quell'attacco di voglio andarmene via da tutti e tutto. Oppure perdere contro uno spirito guerriero e voler lanciare la console. Però la console non ha colpa, è il gioco che è programmato male. A parte che, bene o male, tutti quanti i giochi di level 5 sono programmati male. Non è tanto programmati male quanto lasciare al caso se il risultato è positivo o negativo. Molto, molto al caso e alla fortuna. Andiamo con Uragano Blanco. Come Vividant White. Era la marca Blanks o Vividant? Era un sottogenere, tipo una cosa di queste. Ma non mi ricordo di preciso com'era. Vividant sono le gomme da masticare. E Blanks era la marca di dentifricio. Ok. Guarda, oh. Combo Hector tipo vento, eh? Come glielo infiliamo sui denti proprio allo spirito guerriero, eh? Bactor che può attaccare effettivamente Bactor, oppure insegno zona micidiale finale a Juleb. E poi Juleb di tiro non è messo male, ma non posso allenarlo sia in tiro che in attacco. Juleb è attaccante e basta. Non al tiro, ma attaccante che ruba palla. Potrei evocare Ixal. Avrei anche il re che è a vento, ma no, non evoco nessuno per il momento. Anche perché se lo attivano loro non me lo consumano. Massimo fanno connessione fulminea. Guardali, connessione fulminea. Una delle tecniche più inutili. Non potrei mai riuscire a metterla in atto. Io ho visto uno che ci è riuscito una volta e ha fatto un punteggio improponibile. Ma non funziona, raga, non può funzionare. Vedi, già non funziona più. C'è finita, tortino solare, toh. E vedi, già è finita. Ma ragazzi, ma perché? Perché ci provate? Perché il computer è scemo? A volte fa delle giocate proprio, no, super potenti. A volte invece è una pippa. Ma perché lo fai? Proprio programmati per fare assalto fulmine. Senti! Facciamo a capirci che dobbiamo fare. Avanti, riprovano connessione fulminea. Va bene, bravi. Siete molto bravi, sì. Siete proprio delle persone a modo. Se passate allo stesso non vale. Gnoccoli. Non lo so, pensavo di avercelo a livello massimo. Così, boh. Anzi, quando fanno energia della terra hanno sempre sto problema che il tuo portiere si bugga e va in T-pose. 3509. Sì. Tanto per cambiare, no? Senti, avete tentato in tre di bloccarmi. E ti pareva, oh, arriva Luke, che fa Luke? Luke ti blocca. Ma in tre ci sono voluti, eh? Poi quando non faccio, no? Grande illusione, che succede? Che mi bloccano, è certo. Allora, Mark ha ancora punti per parare. Ovviamente lui tira. Ah, però Arion non c'ha i punti per fare il tiro. Andiamo anche noi con mano di luce doppia. Ah, sì, furia del 1085, mai fatto un risultato così io con Furia del Vento, però mano di luce doppia, basta. 2-1. Io avevo molta paura che pareggiasse, dico sul serio. Ho ricevuto lo stemma di eroi di level 5, ma tenetevelo, vi odio. Direi che è andata molto molto male. Nelly a quanto pare è nello storage room per qualche strana ragione, chissà che starà facendo. E lei ha la catena di amichevoli. Tutte quante di livello 99, partiamo con l'Ultra Zeus, certo, e mi sa che devo sfidare un'altra catena di amichevoli prima, perché questa qui è quella finale, mi sa, quella che abbiamo affrontato, le squadre che abbiamo affrontato finali in tutti quanti i giochi, quindi sarà l'ultima catena di amichevoli che andrò ad affrontare. Per ogni modo, ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, mi raccomando, trovate il link per Instagram se volete seguirmi per qualche strana ragione. Ed io vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye.